Ma l'Inghilterra la sta già alzando. Era già così. È proprio quando l'avversario è troppo forte che tu diventi enorme. È Davide contro Golia. Non capisci. È Davide contro Golia. Luca, si chiama gufare porco. Beh, ragazzi, addio, vabbè, dai, vabbè. Ma scusa, Luca, non, hai non sai cosa vuol dire gufare? Penso è internazionale, intercontinentale come termine. Spiega, spiega la tecnica di realizzazione di una perfetta gufata. Fa yella, 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 no! Yella, yella, yella. No, quello, tipo slam dunk. Quello è. Luca, che cosa vuol dire gufare? Lanciare? Lanciare la yella, 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 yella. Non so molto esperto. Sto imparando ancora. Sto imparando piano piano. L'altra volta ho spiegato il fuorigioco. Per domenica mi studio bene anche i termini. Ma non è una cosa calcistica. Ma non è un termine tecnico calcistico. Yella, 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 yella.